Allora, oggi si parla di leggerezza e lo facciamo con l'autore del libro Sti cazzi, La suprema via della leggerezza. E ne abbiamo bisogno di leggerezza, di lasciare andare. E con noi Andrea Pietrangeli. Sti cazzi. Ciao, come stai? Bene, grazie. Sei un po' cambiato nel frattempo che è arrivata la sigla del Veramente vieni premiato quando riesci a togliere di mezzo questo stocazzo che sei, no? La persona che si crede, che ha le responsabilità, che deve, che bisogna, che dobbiamo, i doveri, le scadenze, insomma, morto quello, il resto è tutto divertimento per me, insomma. Quindi per quello lo sticazzi poi ti richiama un'azione vera, dove insomma smetti di indagare, no? Smetti di ricercare e ti butti nel flusso della vita. Quella è la sorpresa più grande che cioè, non sei mai sbagliato, non sbagli mai niente, non hai mai sbagliato niente, non sbaglierai mai niente, ma sti cazzi di tutta sta roba, no? Parte di cosa? Di un'educazione che tu ricevi da bambino che vuoi imparare a lasciare andare. Questo è, secondo me, il grande amore, sti cazzi di tutto quello che ti hanno passato gli adulti, perché quelli, essendo adulti, erano già morti, perché ti passano le paure, non ti passano le ali. È raro che un adulto ti passi le ali. Cioè ti lasci libero di mettere le dita nella presa o di volare giù dal balcone, no? Ti dicono subito no, no, e quindi tu ricevi queste vibrazioni di blocco, quindi molto bene dal punto di vista dello sticazzi, bisogna essere irresponsabili, bisogna essere egocentrici, bisogna essere narcisisti, cioè tutta quella roba che gli psicologi puntano il dito, in realtà è la tua ombra che ti può dare grandi soddisfazioni. Non le parolacce sono fondamentali, cioè per quello ce le vietano da piccoli, cioè secondo me Dio ha inventato la bestemmia proprio per non farti venire un tumore, e la gente ha paura a bestemmiare, capito? Ma recita te stesso nel bene e nel male, tira fuori l'ego, tira fuori tutto, perché questa roba qua va conosciuta, se no rimane nell'ombra, così. Se sti cazzi, chi se ne frega, va bene tutto, basta che tu vai nella leggerezza, perché quando tu trovi la tua leggerezza, nel mondo proietti leggerezza e questo ti chiede l'universo. Il bello è proprio questo, cioè, per esempio, per me la sorpresa più grande è stata proprio quando ho riscoperto le parole del capellone. Cioè, io da che sentivo che in chiesa me le dicevano in un certo modo, ma chi te sen cula? Io non seguivo più niente, no? Di questa robaccia qua. Poi questa robaccia qui è figo quando cresci e ti accorgi che nella dualità quello che tu vedevi sbagliato in realtà era giusto. E quindi quando io ho riconquistato le parole di sto tizio, ho scoperto che questo è proprio un figo della Madonna. Questo è un figo della Madonna. L'universo ha grandi progetti per te e li bloccavi solo tu. Infatti, una cosa. Ho vissuto delle possessioni, sono stato sbattuto al muro, schiacciato sul pavimento per un mese. E io per un sacco di tempo sono stato decoccio, poi piano piano ho conosciuto la religione del Butta, questa è Butta invece, Butta, no? Con le T, no? Con le D. Il buttismo, cioè inizi a buttare parti di te, butti e ti diverti, butti, alleggerisci, butti e cazzeggi, butti, capito? Far morire questo personaggio è un giochetto dell'anima, cioè qui il male non esiste secondo me, non c'è, il male è al servizio del bene, è come è Dio che gioca a nascondino con se stesso, capito? Prima, se tu non entri nella merda, non diventerà mai concime. Ognuno di noi ha la sua parte di merda da assaggiarsi, proprio da leccare, da metterci dentro le mani, capito? Solo così diventa concime. Perché devi dare potere a un altro di infastidirti? Ma sti cazzi, ognuno facesse quello che vuole, ognuno pensasse quello che vuole, soprattutto di me, viaggia da molto lontano per portare un tipo di amore che l'essere umano ancora non conosce. Io sento proprio, nello sti cazzi, io sento Dio, ma Dio inteso di apostrofo io, cioè attraverso di me si manifesta la perfezione del creato che è perfettamente e non faccio distinzioni fra brutto e bello. Capito? Un giorno accade la guerra, un giorno ti arrivano delle notizie favolose. Sti cazzi, è tutto figo qua perché è tutta vita. Elena, pure io ti amo. Sei una persona speciale, Andrea, guarda, veramente, se un po' mi conosci, sai che se non lo pensassi non lo direi mai, no? Quindi, perché c'è bisogno di persone come te, ora, c'è bisogno di persone come te, che fanno vedere il punto, il cuore, il punto equilibrato della vita, il punto dolce della vita, il punto. Il mondo si muove attraverso un equilibrio ed è elegante. Sti cazzi, è elegante.